Ciao a tutti da Coach Gabri, bentornati sul mio canale ragazzi. Oggi ho deciso di allenarmi all'aperto perché c'è un bel sole, strano in questi giorni, quindi cerchiamo di sfruttarlo un po'. Fa un po' frescolino, quindi ora è il momento di iniziare a scaldarsi, assolutamente. Come promesso, oggi voglio mostrarvi un allenamento massacrante per andare a lavorare bene sulla forza e sul volume dei pettorali. Quindi andremo a colpire il pettorale in tutte le sue parti, parte superiore, inferiore, centrale, e cercheremo di lavorare nella maniera più completa possibile. Sarà un workout molto molto tosto, quindi preparatevi. Ci sono però dei modi per scalarlo. Io lavorerò uno zaino pieno zeppo di libri come sovraccarico, quindi tutto ciò che vi serve è questo e una sedia, ok? Quindi per il resto serve solo il vostro corpo, quindi qualsiasi una cosa che chiunque di noi possa avere. Per scalare potremo diminuire il numero di ripetizioni, dopo vi spiego bene come funziona il workout, oppure eliminare la parte di buy-in e cash out che c'è, diciamo, alla fine e all'inizio di ogni singolo round, oppure ancora andare a lavorare senza sovraccarico, diminuire le ripetizioni, eccetera. Quindi iniziamo il riscaldamento e partiamo col workout. Allora, come funziona questo workout massacrante per il pettorale? Però vi prometto, sarà un massacro, ma dà veramente i suoi benefici. L'ho già provato, ogni tanto lo testo, prende un po' di tempo, ma veramente ne vale la pena. Allora, è un ladder, quindi funziona come una scala, partire da 10 ripetizioni fino a una. Quindi ogni giro avrà 10 ripetizioni per ognuno dei tre esercizi che ora vi dirò, poi 9, poi 8, poi 7 e così fino ad arrivare a una ripetizione per ognuno dei tre esercizi. I tre esercizi sono semplicemente dei push-up, niente di strano, ma con varianti diverse per andare a colpire appunto il pettorale in maniera in punti diversi. Si partirà dalla variante più complicata, perché siamo un pochino più freschi, quindi sarà il decline push-up. Io lo farò con lo zaino, metterò i piedi sul rialzo, mani a terra, e andremo a lavorare sul pettorale. Secondo movimento, push-up completo, quindi a terra, normalmente, piedi e mani a terra. Terzo momento, push-up sul rialzo, quindi questa volta le mani saranno sul rialzo. Quindi andremo a colpire parte superiore, parte, diciamo, pettorale centrale completa, e la parte inferiore con questi tre movimenti, quindi 10-10-10, 9-9-9 e via così. C'è una particolarità: all'inizio e alla fine di ogni round, quindi come buy-in e come cash-out, avremo altri due movimenti. Come buy-in avremo dei narrow push-up che io farò sul rialzo, sempre con il sovraccarico, e il rialzo può essere una palla, ok, quella che avete a disposizione, comunque che vi vada a dare anche un pochino di lavoro sull'equilibrio e sulla stabilità. Anche lì, per stabilizzare, le braccia e il pettorale lavorano, quindi dei narrow push up saranno sempre 10 e alla fine del movimento 10 dip. Allora, i dip io li farò con due sedie, quindi una mano su una sedia e una mano sull'altra, con lo zaino sulle spalle, però si potrà fare anche senza sovraccarico appunto, oppure con una sedia singola appoggiare i piedi a terra. Quindi ogni giro, facciamo l'esempio del giro 1, saranno 10 narrow push-up sul rialzo, poi 10 decline push-up, 10 push-up, 10 push-up con le mani rialzate, 10 dip. Parte il secondo giro, 10 narrow push-up di buy-in, 9, 9, 9 i tre tipi di push-up, 10 dip. Terzo giro e via così. Ok, quindi buy-in e cash-out rimangono sempre uguali, sempre 10 ripetizioni, il resto all'interno va a scalare. Vi dicevo, metodi per scalare l'esercizio: potete partire da una scala da 5 a 1, diventano comunque tante ripetizioni, diventa un lavoro molto allenante. Considerate che con la scala completa sono più di 300 push-up e rep in generale, quindi comincia a diventare un lavoro molto molto pesante. Se no, lo fate senza sovraccarico, oppure potete fare semplicemente il ladder dei 3 push-up, che comunque è un gran lavoro, senza inserire la parte di buy-in e cash-out. Quindi ora partiamo subito. Yeah.
Guardi, un po' più stretti i piedi. I piedi sotto le anche, partenza sotto le spalle quando arrivi. Bravo. Tieni giù i piedi. Ok. Bravo, sui gomiti. Bravo, tieni sempre alti i gomiti. Ok. Ragazzi, un massacro, una roba come 365 rep, se non ho fatto male i conti, dopo li faccio bene. Comunque veramente braccia, ma i pettorali devastati. Se tolgo questo che non ce la faccio più. E ora vado a godermi una parte del mio post workout, che sarà una figata, dei waffle salati, veramente buoni. Una parte del post workout, la più figa, è composta dai waffle salati fatti in casa. Ho usato la farina integrale di Prozis, quello a gusto neutro, un goccino di latte per allungare e l'albume per dare la quota proteica nell'impasto e amalgamare il bene. Ho mischiato tutto insieme a un sacco di spezie, origano, un po' d'aglio, un po' di cipolla in polvere. E questo è il risultato. Ho fatto uno al gusto, diciamo, pollo, cipolla e una glassa, che fra poco vi spiego come era fatta, e l'altro molto più basic con olio extravergine d'oliva, rosmarino e pezzi di sale grosso. Questa salsa agrodolce è una riduzione di aceto balsamico, miele e frutti rossi che ha fatto mia cugina Vera, molto molto buona davvero, e questo è il risultato, me li sono gustati alla grande. Vi ringrazio ragazzi per essere stati con me anche in questo video, abbiamo pompato di brutto sui pettorali, spero che vi sia piaciuto l'allenamento, testatelo il prima possibile, riguardatevi il video, testatelo insieme a me e fatemi sapere anche quale dei waffle vi ha gasato di più, scrivetemelo nei commenti o se volete provarli provateli, taggatemi poi nelle vostre storie, fatemi sapere insomma com'è andata. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per attivare le notifiche, così da non perdervi tutte le nuove uscite. E come al solito vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Coach Gabri.